trovati a tutti. Secondo i dati divulgati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, lo scorso mese di febbraio è stato il 446esimo consecutivo con temperature globali al di sopra della media del XX secolo. E già solo questo dato è una spia di allarme e la dice lunga sulla rapidità con la quale si sta accumulando energia in atmosfera. Energia di cui, pensate, solo una frazione va a finire nell'aumento delle temperature vero e proprio, perché la maggior parte viene invece stoccata, viene immagazzinata negli oceani e poi restituita all'atmosfera nel corso dei decenni. In questo modo si amplifica proprio il riscaldamento, sia perché l'atmosfera trattiene più calore, sia perché viene ceduto anche quello proprio immagazzinato negli oceani. Questa modifica nella distribuzione del calore ha comportato di fatto, all'atto pratico, un'alterazione della circolazione generale dell'atmosfera, e più passano gli anni, più questo cambiamento sta diventando via via più evidente, anche nel tempo di casa nostra. In che modo? Basti pensare ad esempio ai regimi di persistenza, ovvero a quelle situazioni meteorologiche di blocco con il tempo che prende una piega e poi nulla cambia per settimane, se non addirittura per mesi interi. L'attuale situazione ne è proprio un esempio. Dopo gennaio e febbraio, anche marzo infatti sta filando via liscio, senza che il tempo proponga cambiamenti di sorta, con il sud maggiormente esposto a correnti fredde orientali, a tratti anche instabili con le precipitazioni, e invece le perturbazioni atlantiche lontane anni luce dal nostro paese. Passando alla situazione attuale, possiamo osservare che nel weekend assisteremo ad un temporaneo raffreddamento proprio per l'arrivo di correnti continentali dall'Europa dell'Est. Il nord Italia rimarrà ancora in gran parte all'asciutto, mentre il centro-sud potrà assistere a qualche rovescio con nevicate in montagna, soprattutto il sud. La prossima settimana poi ci porterà nuovamente l'alta pressione, con tempo soleggiato e stabile ovunque, accompagnato anche ad un generale rialzo delle temperature, mentre quel che rimane delle perturbazioni atlantiche verrà deviato sul Nord Africa, dove, pensate, porterà piogge nel deserto, anziché sulle nostre ormai ben più assetate regioni settentrionali. Dalla teoria alla pratica, ecco le previsioni per sabato 19 marzo, che vedrà l'afflusso di aria fredda trasportata ad una vivace ventilazione da est, proprio l'aria fredda di cui parlavamo poc'anzi. Le nubi interesseranno soprattutto il sud delle isole, a tratti anche il centro. Al sud e sulle isole avremo anche alcuni rovesci e il limite delle nevicate si attesterà intorno ai 1000 metri. Spruzzate di neve occasionali saranno possibili qua e là anche sulle Alpi centro-occidentali per effetto sbarramento. Su tutte le altre zone avremo condizioni di cielo poco o solo parzialmente nuvoloso, con prevalenza di schiarite soprattutto sulle Triveneto, sull'est della Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana e sulle Marche. I mari sono previsti mossi o molto mossi, le temperature in diminuzione. Domenica 20 marzo, giorno dell'equinozio, ricordiamo che domenica inizierà la primavera astronomica, avremo tempo abbastanza soleggiato ma con un po' di annuvolamenti qua e là, specie sulle Alpi, sul ponente Ligure, in Abruzzo, sul Molise, al sud e sulla Sardegna. Non avremo comunque precipitazioni degne di nota. La ventilazione si manterrà tesa da est, i mari saranno mossi o molto mossi, le temperature stazionarie su valori inferiori alla media del periodo. Infine, la tendenza per l'inizio della prossima settimana, che vedrà tornare protagonista l'alta pressione, alla quale stabilizzerà il tempo e darà luogo per diversi giorni a condizioni in prevalenza soleggiate con temperature in aumento, soprattutto a partire da martedì. Ebbene, spero di aver fornito informazioni utili, grazie intanto per averci seguito. Se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale. Il prossimo aggiornamento video sarà online su questo canale, appunto intorno alle ore 19 lunedì prossimo. Cordiali saluti, buon weekend e a risentirci dopo, Cantellini.